molto mobile, spiritualmente molto presente per la convinzione condivisa con l'amico rutigliano della meraviglia di questo luogo, e ha un vice sindaco poeta che è stato il mio antagonista, quindi ha perso le elezioni contro di me, ma io ho ritenuto, secondo una visione che non corrisponde a questa strana idea che il mondo si divide in buoni e cattivi, in destra e in sinistra, di coinvolgerlo fin da subito, cosa che non è avvenuta, ma poco dopo è avvenuta, per la sua passione per questo luogo. Quindi non abbiamo un'opposizione reale, abbiamo un'opposizione episodica, di persone generalmente elette con me, ma del tutto attente ai loro interessi, e quindi diciamo che c'è una amministrazione di unità nazionale, essendo Sutri un luogo della nazione, un luogo d'Europa, e anche da quando io sono venuto qua, forse la cosa più importante che ho fatto, ho ottenuto che fosse nella nomenclatura dei borghi urbani d'Italia, che sono circa 300, che è generalmente una procedura complessa e difficile che richiede qualche anno, forse un'intera legislatura, e invece l'abbiamo ottenuta rapidamente. La seconda cosa su cui ho fatto sentire la mia presenza è un palazzo abbandonato, come sarebbe stato in qualunque comune d'Italia, che è questo palazzo, che è un palazzo vescovile, che ha un nome per non essere quello che voleva una parte dei collaboratori del vescovo, un palazzo, un museo, del territorio diocesano. ecco, un museo del territorio diocesano. Cioè solo la parola è talmente respingente che uno non lo vedrebbe, sarebbe elencato in una guida per non essere visto. E così, lo dico per le persone che vengono da fuori, che sono più o meno tutte, perché i sutrini hanno come caratteristica di essere del tutto estranei a qualunque attività culturale, per cui non confido che ve ne sia neanche uno, infatti non ve ne sono. D'altra parte abbiamo una comunicazione molto ritardata, un po' per colpa mia, un po' per colpa di Ricucci e di quelli che avrebbero dovuto, forse su internet, o sopra considerando l'effetto di internet, far sapere che questa è una delle presentazioni di una stagione estiva in cui si presentano libri, e il 2 settembre presenteremo un libro di memorie e di vita di Simona Marchini, la cui galleria importante è stata recentemente raccontata in una mostra all'Accademia di San Luca. Dicevo allora che il punto su cui ho concentrato la mia azione è distribuire un po' ovunque una nomenclatura di strade che ricordasse i nomi di quanti qua sono venuti o passati, da Petrarca, Ariosto, fino ai grandi scrittori del Novecento, che sono un patrimonio comune condiviso da Cesare Pavese, a Giovanni Testori, allo stesso Iulius Evola, su cui c'è stata una grande battaglia, a Bufalino, a Sciascia, per cui ho fatto questa azione, come di propedeutica scolastica. Abbiamo dimestichezza con gli autori che impariamo a scuola. La seconda è di dare numerose cittadinanze onorarie, tra le quali una a Emanuele Emanuele, che è un importante finanziatore di iniziative culturali, che ha collaborato con noi all'apertura del palazzo. La seconda importante iniziativa, appunto, è prendere un palazzo che 5 anni sarebbe stato, benché restaurato dalla Regione, e proprietà della Curia, sarebbe stato, come accade per tutti i luoghi dove non c'è vita, abbandonato e quindi destinato a perire. E da lì abbiamo cominciato un'intensiva serie di mostre che alla fine del mio mandato, nel prossimo giugno, saranno 7, quindi più di una all'anno, con una quantità di artisti che indicano una connessione tra antico e moderno, in questo caso il tema è eccentrici e solitari. Quello che vedete è un capolavoro di Usellini, un dimenticato e meraviglioso maestro surrealista italiano, amico di De Chirico. L'altra mia mossa è stata dal Palazzo del Comune, che pure è una bella piazza, ma con spazi molto stretti per la comunità, non dico dei fedeli, ma dei cittadini, quindi una difficoltà a vedere le attività del Consiglio, spostarla nella bella Villa Savorelli, che è il secondo edificio di grande merito. Io, forse la prima cosa che ricordo della mia prima visita 40 anni fa a Sutri, che vista la bellissima città e l'anfiteatro, a un certo punto sono entrato e ho incontrato un notaio Staderini, e mi sono ricordato da allora di questa meraviglia che è diventata proprietà del comune, ma sede del parco regionale. E in uno spazio che sarà di 1500 metri quadri, 2000 metri quadri, c'era un solo dipendente, abbandonato lì, solitario, una figura come un romanzo, insomma, che sta lì.
E a quel punto ho pensato di trasferire il consiglio comunale e anche l'ufficio del sindaco dentro Villa Savorelli, che poi è una sede ottima anche per fare concerti all'aperto e anche all'interno. E avevo immaginato, oltre alle attività appunto del consiglio comunale, che lì potesse esserci una sorta di accademia musicale nel momento della massima sventura di Morgan. Ho fatto questa proposta, che è stata guardata con grande sospetto dall'amministrazione, perché se io volessi regalare una casa a Morgan, che poi non sarebbe mai venuto e non è mai venuto, ma simbolicamente poteva rappresentare un richiamo per tanti giovani che il mondo della musica non conoscono, lui è persona di grande sensibilità. In ogni caso abbiamo un intero piano vuoto, che rimarrà vuoto, immagino, anche dopo la fine del mio mandato, ma che è simbolicamente occupato da un'università estiva, da una summer school che viene fatta attraverso la consigliera Pancino e l'amico Lillo, in dialogo con l'Università della Tuscia. Quindi abbiamo una sede, diciamo, temporanea di attività universitarie che dà senso anche a quegli spazi. Ecco, ho fatto questa sintesi per dire che tra le persone che hanno più capito la mia scelta di questo luogo meraviglioso, che è stata potenziata dall'idea di non lasciare in abbandono Palazzo Debbi, che dicevo prima che questo nome impossibile, l'ho corretto un po' come c'è il richiamo esotico del Museo Guggenheim, che è il museo più visitato d'Italia, benché sia americano e privato, nella riunione con l'ottimo vescovo, che è una persona molto sensibile, io stavo seduto sulla sedia davanti a lui, che guardi, io lo posso chiamare Museo del Territorio del Cesare, anche se è vostro l'edificio, noi ne abbiamo la concessione. Lo chiamerei per esempio Museo di Arte Sacra, o forse ancora meglio Museo di Palazzo Debbing. Lui è stato zitto per 10 secondi, ha detto: ma lei è un uomo straordinario, lei vuol ricordare Debbing, il mio predecessore che è stato infamato perché era tedesco, l'hanno chiamato come una spia, pensi che lei è seduto su una sedia che ha fatto disegnare Debbing. E vi sono infatti 3 stemmi che ho collocato nelle nicchie e in generale una sua simbologia araldica, che è quella che corrisponde alla sua volontà di bonificare alcuni luoghi. Questo che vedete, lo vedrete anche se andate a vedere il museo, era un casale di campagna e lui lo ha nobilitato in maniera un po' pittoresca e teatrale, con la torre, con i merli, e così ha fatto per Sessanteria, che dovunque sia andato. Lì ha messo delle finestre gotiche, tutto giocato, finto, diciamo con un gusto di richiamare una stagione lontana, ma in un presente che è probabile, quindi un atteggiamento che richiama Berenson, Carlo Placci, queste persone che volevano che l'Italia fosse anche più di quanto non fosse, ecco, allora un gotico che non esiste. Lì sotto ha scoperto delle terme con mosaici impossibili da raggiungere, sarà un giorno una bella impresa poterci arrivare, ma io sono entrato e ho trovato una lapide in cui lui dice che nel 1908 aveva rese visibili le terme e i mosaici scoperti lì sotto. Insomma, questo nome di Debbing è un nome che era stato congelato per circa 100 anni, lui è morto nel 1916, e io nel 1918 appunto l'ho riesumato con soddisfazione del sindaco, quindi questo è il museo di Palazzo Debbing. Ecco, vi ho detto questo, vi ho dato una sintesi nel momento in cui il mio mandato si avvia alla conclusione, non che non voglia tornare a Sutrio per un qualunque ruolo, magari fare il prosindaco, cosa che faccio a Urbino, quindi essere come un patrono nel senso di sostenere la città, qui vedete la presenza delle sculture di Lodola e altre cose che non ci sono in nessun altro piccolo paese o piccolo bel borgo della Tuscia, che è un luogo meraviglioso in cui agisce, e l'ho scoperto l'anno scorso, un giovane che si chiama Spada, il quale ha fatto un festival qui, il primo anno, l'anno scorso, senza chiedere nulla a noi, e io gli ho dato un patrocinio, come dire, istintivo. Quest'anno l'abbiamo potenziato, sia pure in limiti finanziari che può avere un piccolo comune, e adesso faremo il numero zero di un festival della Tuscia che investe 20 belle città, da Caprarola, Oriolo, il quale coinvolge ancora Sutri, Ischia di Castro, Bassano di Sutri o Bassano Romano. Sono 6 concerti che andranno nella prima settimana di novembre, e poi il prossimo anno in settembre sarà un festival che agita tutta la Tuscia, fatto con la scelta migliore, come ha già fatto in queste sue iniziative, di grandi interpreti, per cui Beatrice Rana, che è la più grande pianista italiana riconosciuta nel mondo, come ho saputo non da lui, che pure Bella conosce, ma da persone che hanno l'attenzione alla reputazione internazionale delle nostre personalità artistiche e musicali. Alcune cose vi ho detto,
tra le quali l'anno scorso, forse in maniera più intensiva, un festival letterario. Quest'anno io ho seguito poco, ho preso tra mille cose, si è sciolto il Parlamento e ho dato alcune indicazioni, avendo poi il vantaggio di avere una sorella che è un'editrice di grande temperamento. E così, nelle giornate in cui abbiamo previsto diversi autori, fra i quali Montefoschi e poi la figlia di Craxi, che verranno e porteranno nei prossimi giorni con un calendario che spero venga potenziato nella diffusione dall'amico Ricucci, che lavorerebbe per noi come ufficio stampa in qualche modo, ho pensato di invitare una persona con cui abbiamo rapporti di intensa amicizia e consuetudine da molti anni. Nel frattempo lui è passato da una personalità romana d'Italia Nostra, presidente nazionale, in un momento importante, dopo la morte o succedendo a una persona amica di entrambi, che lui ha guardato con grande ammirazione, che è Carlo Ripa-Rimeana, e ci ha uniti insieme al lavoro per l'Italia, e diversamente da quello che ci chiede lo Stanti, da Lega Ambiente e da altre associazioni che invece mi sembrano più versate all'interesse economico, ci ha uniti una battaglia che io ho cominciato forse per primo, eravamo ancora nel secolo scorso, negli anni 90, quando ho visto che l'Italia stava per essere deturpata e violentata e sfregiata, in nessun luogo dovrebbe esserlo, quindi non è questione di moratorio, di scegliere luoghi riparati, ma di non farlo in un paradiso del mondo come l'Italia, dalle paleoliche. Quindi io e Rutigliano siamo stati uniti da una, siamo stati dal presidente Draghi, ovunque, a indicare gli orrori che vengono fatti ulteriormente con altri 9 parchi, 3 in Basilicata e 6 in Puglia, tempesteranno e rovineranno quei luoghi meravigliosi proprio per il loro paesaggio. L'Italia è in mano a dementi, incapaci di governare, che non conoscono la sua bellezza e che vogliono deturparla. Qui siamo riusciti a evitarlo fino a un certo punto, poi arriveranno i pannelli fotovoltaici, ma intanto per esempio a Bolsena, dove c'è la meravigliosa isola Bisentina, che è un altro dei luoghi dove potrà essere fatto il Festival della Tuscia, già si vedono emergere paleoliche in distanza, a dimostrazione che nessun luogo, anche meraviglioso, è rispettato. E questo è ciò che ha stabilito una amicizia che in tempi ormai lontani si è concentrata su un'altra impresa, cioè la mia battaglia, anche questa del secolo scorso, contro Rutelli e gli altri, per impedire la rapacis immonda fatta da quel demente di architetto americano, che ho indicato anche il nome, cioè era una creatura fascista buttata giù, ecco Meyer, sono anche andato a trovarlo per dirgli che non lo facesse, e lì Ripa-Rimeana, Rutigliano ed io abbiamo combattuto una battaglia, adesso chiunque vede quell'orrore, e quindi, e poi lui è arrivato a Sutri a un certo punto, mentre io ero candidato subito dopo, ha detto hai scelto un luogo meraviglioso, e ha parlato di tante cose che ha visto, e gli è venuto in mente di portare a compimento un'impresa storica, che è quella di ritenere come patrimonio artistico, o patrimonio italiano, o patrimonio monumentale, o patrimonio quello che in una trasmissione del 75, prima di morire, aveva indicato Pier Paolo Pasolini in un suo dialogo in cui diceva, ecco, si possono salvare tante cose importanti, ma c'è questa piccola strada che non interessa a nessuno, e che invece nella sua dimensione così di cosa umile e povera, è quello che a me interessa di salvare dell'Italia. Poi sarei andato qualche tempo dopo sulla suggestione di Rutigliano di questa idea delle strade a fare una cavalcata vicino all'Oristano in altre strade meravigliose fatte per i cavalli. Insomma, il tema delle strade storiche è per lui stato una prosecuzione della desiderio, dell'ansia, della disperazione di Pierpaolo Pasolini, e infatti la chiama strade storiche, monumenti da salvare. Nel corso degli ultimi 2 o 3 anni mi ha chiesto di agevolare la pubblicazione e io ho pensato che era necessario che mia sorella, con tante cose importanti, utili, da Patricia Eichsmith a Dicker, che consentono a una casa editrice come a tutte di fare buoni ricavi con opere che hanno grandissima diffusione, dall'altra parte ti consentono di fare dei testi importanti che magari hanno una diffusione più ristretta. Questo meriterebbe di essere un manuale per le scuole. Ma qui lui finalmente ha portato a compimento il suo ragionamento sui luoghi devastati. Io avevo fatto un libro su cui lui ha contribuito con immagini e con parole anche su un paese sfigurato. E infatti c'è un'immagine di una bellissima chiesa in Abruzzo che aveva davanti un guardrail e dei cartelli immondi che sono stati parzialmente modificati, e vedo che qui ritorna quel tema. Ma insomma, lui ha indicato in modo poetico e convinto
l'importanza di molti luoghi di un'Italia del touring club, potremmo dire, che ha fatto le sue migliori strade nella prima metà del secolo e lentamente nella seconda metà è venuta cercando di distruggere, devastare, di allargarle, di sistemarle, di rifarle. E poi, altro tema che abbiamo in comune, io ho fatto una lunga battaglia, ormai ho smesso di farla perché sembra inutile, contro le rotatorie. L'Italia vista dall'alto è un insieme di immonde rotatorie ignobili fatte da amministratori ladri per inventarsi una migliore circolazione con strade in camporella, perché c'è una strada che va dritta e probabilmente c'è una rotatoria per non andare da nessuna parte. Tra Pesaro e Urbino, dove appunto io sono pro sindaco, in 18 chilometri ce ne sono 26. Io conosco anche il presidente della provincia, che ha una bella figlia tra l'altro, che si chiama Palmiro, che le ha volute far fare, convinto di fare una, perché poi molto spesso, come molti errori edilizi, i sindaci sono stati deviati da cattivi architetti. Pensate alla distruzione di una bellissima palazzina del 1920 o 30 nell'area Coppedè, per metterci un'architettura immonda fatta da, è una delle ultime azioni di protesta fatta dalla ripademiana moglie, che andò lì col marito in carrozzella per protestare contro questo idiota di presidente degli architetti, loro degli architetti, che ha fatto un condominio immondo. Insomma, questa immondizia generale è diffusa in molti luoghi d'Italia a danno di tutti, e quindi è qualcosa che induce una grande tristezza. Ecco, questa tristezza ha mosso Rutigliano a rispondere indicando ciò che deve essere preservato, e quindi io ho ritenuto di sostenere questa pubblicazione, di farle un'introduzione. Ho letto la bella postazione di Siviero e lascio adesso loro due di raccontare come è nato questo libro e cosa significa, magari anch'io introdurre qualche domanda sul percorso della mente, del sogno, dell'anima, del desiderio, che è un percorso di strade, che sono strade in parte sopravvissute, in parte perdute, con alberi abbattuti in molti casi, insomma tutto quello che è stato in grado di devastare anche il paesaggio dei percorsi di un'Italia in automobile. Proprio Carlo Placci ha scritto un bel libro in automobile, immaginare di fare un percorso dell'Italia in quel momento, e oggi vedere come invece siamo travolti da una serie di strade inutili, di autostrade insensate, insomma tutto quello che adesso ci dirà bene, e anche come gli è venuta questa originale idea importante per aggiungere ai tanti monumenti dell'Italia le strade da salvare e le strade già perdute. Spero di essere lucido, ma sono tra due fuochi della civiltà moderna che mi perseguitano. Sono felice di essere diventato vecchio per scapparne. E dietro probabilmente c'è lo scattatoio dell'aria condizionata del museo. E davanti c'ho gli LED, che sono la mia persecuzione degli ultimi 3 anni. Nel senso che in questo momento mi stanno accecando. Ed è noto che accecano, e anche il Ministero della Salute ha scritto, anzi il Ministero della Salute, rispondendo a un'interrogazione, ha raccontato che il Consiglio Superiore del Ministero della Salute ha osservato come questi LED siano dannosissimi per la retina, specialmente dei giovani e degli anziani, che sono assolutamente sconsigliabili. E tuttavia, dopo poco tempo, è scomparso anche da internet questa risposta all'interrogazione, perché questa multinazionale che fa i LED è troppo forte per poterla sconfiggere. Ma la cosa ancora più grave e molto più importante delle mie retine, che nonostante tutto resistono, è che purtroppo questo colore gelido e terribile ha invaso i centri storici italiani. E spero tu te ne sia accorto di quest'altro dramma. Un giorno sono ritornato a Sepino, paese di elezione, il paese di, non dico borgo perché lo dice anche Boeri e quindi ormai non riesco più a dire borgo. Un giorno torno a Sepino, il paese di elezione, dove c'è tutto il calore, il godimento che mi aspetto dalla vita, e improvvisamente aveva cambiato colore. Era diventato bianco, tutto bianco, gelido, invece di essere caldo e accogliente,
col colore ambrato delle luci di un tempo ai fumi di sodio, mi pare si dice, i quali invece ricordano la luce della legna che arde, cioè il colore che si addice agli antichi paesi e ai centri storici è il colore che si è sempre usato della fiamma che arde o delle torce o della legna. Non è stato minimamente capito questo fatto, tranne che da Margherita Ekberg, che tu ben conosci, la quale l'ultimo giorno che era stata sovrintendente a Roma ha cercato di fermarli, poi è andata via e la battaglia è continuata alla meno peggio, hanno distrutto le antiche lampade e tutto, però ormai hanno stravinto e stasera giustamente io mi prendo questa punizione dei LED negli occhi. Allora, che devo dire di questo libro? Anzitutto io non avrei mai pensato di scrivere un libro, perché la mia vita è la vita di un militante e l'ho accettata questa sorte. Militante è un lavoro durissimo, militante politico della tutela. È un lavoro durissimo ed è perché devi rispondere a un sacco di gente, discutere, interpretare, difendere le tue tesi e poi oltretutto per difendere delle cose che poi il tempo distruggerà inevitabilmente. E allora mi sono consolato solamente il giorno in cui, leggendo il laicissimo Bassani, che è tra i fondatori dell'Italia Nostra, egli ha detto ripetutamente che la nostra è una missione spirituale, che noi difendiamo la spiritualità della bellezza, noi difendiamo la spiritualità dei monumenti, la spiritualità dei paesaggi. E così di spiritualità in spiritualità io sono sceso sempre più in basso, perché poi dopo la storia dell'arte del liceo non l'ho più frequentato, auliche letture, quali quelle che fa il nostro amico Vittorio, e a un certo punto la mia spiritualità l'ho tutta identificata nelle pietre. Sarà stato un po' il Molise, che è la civiltà della pietra, paese poverissimo, dove con la pietra calcarea bianca, particolarmente rilucente e particolarmente brillante, un popolo poverissimo ha costruito delle architetture meravigliose e resistenti nei secoli. E da lì ho capito che dentro a quelle pietre c'erano degli spiriti, lo dicevo poco tempo fa a Peter. Mi è venuta questa invenzione. Io ormai sono un vecchio santone indiano e in ogni pietra so riconoscere che ci sono degli spiriti da difendere. E quindi non sono più a fare una battaglia inane per difendere qualcosa di temporaneo. No, sto facendo una battaglia per difendere gli spiriti della bellezza. E a questo punto dov'è che ci sono più pietre di tutti? Più pietre di tutti ci sono nelle strade storiche. Le strade storiche sono strade di pietra. Le strade storiche sono il centro storico trasferito nelle campagne. Perché? Che cosa è successo? Chi le ha costruite erano gli stessi architetti ed ingegneri che hanno completato nel XX secolo che hanno completato i centri storici. E i centri storici, e qui vi rivelo una cosa che Antonio Cederna non ha mai scritto, ma me l'ha detta in macchina mentre lo accompagnavo, perché gli piaceva molto andare in automobile e si faceva accompagnare volentieri a casa, dopo le defatiganti riunioni di Italia Nostra. E lui mi disse, vedi, il centro storico finisce il giorno in cui si smettono di usare tutte le forme che dall'antichità si sono usate, l'umanità ha utilizzato per costruire monumenti, edifici, case di abitazione, cattedrali e strade. Cioè a dire, il professor Siviero qui a fianco mi aiuterà, fino a quando l'architettura, i centri storici sono stati fatti con l'architrave, con l'arco, con i mattoni e con il legno e con il ferro in qualche occasione, e fino a quel momento possiamo dire che siamo nella storicità, quella che concepiamo come un punto di arrivo che la cultura della conservazione considera il momento in cui
noi possiamo rinunciare ad aggiungere nuove stratificazioni a quel mondo del centro storico, perché ormai quel mondo è finito, è completo, è un'opera d'arte completa. Chi si vuole esercitare con il cemento armato e tutto quanto ci offre la modernità, lo faccia altrove, e se è capace costruisca qualcosa di altrettanto valido. Qui nasce, ecco, da questi concetti nasce il centro storico, e da questi concetti a un certo punto mi sono reso conto, ma in effetti nelle campagne, quando hanno costruito le strade, hanno usato ancora una volta l'arco. C'è una definizione stupenda di Siviero che ho usato, vorrei che la ripetesse, cioè l'arco, se me lo dici, è un... due debolezze che diventano una fortezza. Esatto. E non dorme mai. Ecco, meraviglioso. È di Leonardo. Sì. Benissimo, ecco, è di Leonardo, non lo sapevo nella mia ignoranza dei militanti. Ecco. E quindi ho riconosciuto nelle strade storiche il godimento, l'armonia, l'accoglienza, il calore che ti danno i centri storici. E in effetti le strade storiche sono nate nel momento in cui si attraversavano in carrozza, in automobile, i centri storici delle città, poi se ne usciva a nord, a sud o in altre direzioni, e naturalmente gli stessi ingegneri e architetti costruivano la strada e superavano le asperità usando quegli stessi strumenti che vi dicevo. E che cosa ritroviamo lungo queste strade? E lo ripeto all'infinito nel libro, ritroviamo pietre che formano i muri di contenimento a monte quando passano nei versanti, e c'è necessità di contenere i monumenti, di contenere la forza della terra che preme da monte, e si costruiscono dei muri, e ne sono stati costruiti di fogge di ogni tipo, ma fatti in quel momento e fatti a mano dalle maestranze e dagli scalpellini, sono tutti muri meravigliosi dove abitano questi famosi spiriti che io devo in qualche modo ossequiare e ricordare e riportare ai posteri. Di pietra sono le pietre miliari che questi disgraziati dell'ANAS hanno mandato dentro probabilmente delle macchine che le hanno stritolate, e le pietre miliari erano un altro elemento straordinario insieme ai paracarri. Quando io ero giovane tutte le strade erano costellate di paracarri. Io ricordo le mie foto da ragazzo nelle prime vacanze sulle Dolomiti, e io sono appoggiato, per darmi un po' di tono, con certa nonchalance, sono appoggiato a un paracarro che poteva essere o di forma trapezoidale o di forma invece a supposta. Tra l'altro, a proposito, per dire come il tempo passa, questi paracarri non esistono più, per cui non ha più neanche senso quella battuta che trovai nel primo anno di università, incisa sui banchi dell'università, in cui diceva: puntini puntini, questo non c'entra, disse il conte seduto sul paracarro, e si faceva evidentemente riferimento a quei paracarri fatti a supposta e non a quelli fatti trapezoidali. Allora, quel mondo ancora esisteva tutto, ma non esistevano solo queste pietre per le quali mi danno, e le fotografo e continuo a fotografarle, e oltretutto ho avuto la soddisfazione che sono diventati in alcuni casi patrimonio dell'umanità. Voi sapete che i muri a secco sono diventati patrimonio dell'umanità, e noi in Italia ne abbiamo tantissimi, e abbiamo delle strade statali, in questo libro sono indicate, abbiamo delle strade statali che hanno ancora dei muri a secco che contengono il muro di controripa, se non sbaglio. Esatto. Fatti di pietre a secco meravigliose, addirittura nel Salento, sulla statale che affaccia sul mare azzurrissimo e gli ulivi greci, ci sono questi muri fatti, queste macerie, queste altissime, fatte senza cemento, solo pietra su pietra, eccetera, patrimonio dell'umanità, in cui addirittura hanno messo in... come dei bassorilievi, delle scale per salire ai campi per raccogliere le olive che stanno a monte. Insomma, tutte cose straordinarie, tutte pietre straordinarie, un esercito di scalpellini sconosciuti, che siano benedetti, hanno creato questa meraviglia. Di fronte a tutto ciò nessuno ha capito che erano una meraviglia,
nessuno si è reso conto che era una meraviglia e naturalmente hanno pensato che queste cose erano vecchie, disturbavano, erano anche pericolose, si poteva andare a sbattere contro un paracarro, più che altro si poteva andare a sbattere contro un albero e sono sparite intere alberate, milioni di alberi probabilmente, sono stati tagliati forsennatamente per una sicurezza assolutamente tutta da dimostrare. Quindi oggi ci ritroviamo con tutte le strade italiane in cui quando si vede un'alberata è come un miracolo. Ma ripeto, tutto questo sono le strade, ma queste strade storiche, e ho finito, hanno un pregio particolarissimo, e cioè quello che mentre per tutto il tempo in cui tu giri in automobile, e quanto tempo giriamo in automobile, tu magari studiando, io guardando, molti altri guardando, mi ricordo un caro amico, bon vivant, che non ha mai lavorato nella vita, che però aveva avuto l'educazione alla bellezza delle strade e dei paesaggi naturalmente, e dopo che un suo amico era caduto da cavallo e era rimasto paralizzato, lo voglio ricordare, Piero Massani, lui sentiva il dovere almeno una volta a settimana di prendere questo suo amico, portarlo in macchina a vedere i luoghi che per lui erano più belli. In automobile. E questo sta a significare che in automobile si potrà godere sempre del paesaggio, godimento e sofferenza, godimento e sofferenza. Questi sono gli altri due poli in cui viaggia questo libro, e qui chiudo, e cioè a dire, io ho la perfetta cognizione di aver visto un'Italia intatta, meravigliosa, forse la stessa Italia dell'Andi Vittorio, un nome che forse non conoscete, ma molto conosciuto tra gli alpinisti, perché scrisse la guida dell'Appennino dell'Italia centrale. E naturalmente quest'uomo, evidentemente sufficientemente ricco, passava tutti i suoi giorni liberi per scrivere questa guida, girando per le strade più recondite che salivano ai paesi più sperduti, e poi da questi paesi sperduti iniziava a tracciare, a seguire tutti i sentieri conosciuti e sconosciuti, parlando in modo poeticissimo, ve lo consiglio assolutamente. L'Andi Vittori, guida dell'Appennino centrale, adesso l'ha ristampato il CAI per fortuna, c'è sempre una parola che dice itinerario assai remunerativo. Ecco, l'altro giorno lo dicevo a un amico, dico, ma questo itinerario che mi fai fare a piedi è remunerativo? Lui mi ha detto, dice, no, veramente non ti diamo soldi, perché nessuno lo fa. Ma dico, io intendevo remunerativo. Mi sono reso conto che questa parola ormai non si usa più. Invece, nell'Andi Vittori, remunerativo significa, è un percorso, ma portiamola alla strada. È una strada estremamente remunerativa, cioè che ti restituisce tale godimento, tale bellezza, tale piacere, che è praticamente come se tu ricevessi un dono. Ecco, che concludo questa cosa per dire questo. Non solo queste strade e questi scalpellini e questi cantonieri che l'hanno rese dei giardini vanno riabilitati, vanno reintrodotti, vanno restaurati, ma bisogna ricordare che insieme a queste strade c'è ancora la possibilità di vedere quel paesaggio che è stato cancellato forsennatamente, disgraziatamente, quotidianamente, quasi con piacere e livore che esiste la bellezza su tutto il resto del paese che attraversiamo, sulle superstrade e sulle autostrade, dove ci sono gli orrendi capannoni industriali ed altro. Ecco, lungo le antiche strade non solo ci sono queste opere meravigliose che bisogna sapersi soffermare a guardare, e ci sono anche le piazzole di sosta, perché un ceto aristocratico, tecnico aristocratico, che non dipendeva dalle giunte comunali, ahimè terribilmente, tranne quella di Sutri, e terribilmente decadute in termini culturali, si preoccupavano anche nei luoghi più panoramici di fare lo spiazzo per la fermata e per osservare il paesaggio. Questo ti è noto, Enzo. Ecco. Oggi, e quindi, io ripropongo al Ministero dei Beni Culturali, al PNR, al prossimo Presidente del Consiglio, di fare una grande opera, restaurare le strade storiche, individuarle e restaurarle,
perché con esso si restaurerà non solo la strada, ma anche il paesaggio circostante, perché apprezzando il valore di quella strada non si potrà che apprezzare tutti i paesaggi che attraverso quella strada si vedono. Ecco, questo è il senso del libro, e non è un romanzo, non è un saggio, non è un libro che non avrei mai pensato di scrivere, è un grido di dolore. È un grido di dolore che naturalmente riguarda questo particolare bene, che farebbe tanto bene al paese, tant'è vero che in Svizzera, nel portale, la prima proposta è quella di un giro della Svizzera attraverso le strade storiche secondarie. Noi invece non ce ne siamo accorti che è una ricchezza, ma non solo una ricchezza. Ho scritto questo libro perché è un grido di dolore e perché attraverso il racconto delle strade storiche ho potuto parlare, spero in modo semplice, come semplice il mio modo di intendere e di pensare e di ragionare e di accumulare esperienza, ho cercato di lanciare un grido di dolore non solo per le strade storiche, ma per l'intero paesaggio italiano, per riaffermare il diritto al paesaggio. Diritto al paesaggio, diritto negato. Io sto cercando su internet Landi Vittori, ma non lo trovo. Landi Vittori. Ah, con la Y, non con la Y. Sappiamo, ti volevo chiedere di alcune strade che sono qua fotografate, come l'Agro Romano, Castel Romano, Salva? Lo sono andato a rivedere poco tempo fa, meravigliosa strada di campagna. E lì penso, nell'Agro Romano, pensiamo a questi signori, latifondisti odiati naturalmente anche da noi, che abbiamo apprezzato la riforma agraria, e invece in questi latifondisti erano colti e piantavano pini sui colli a cerchio e piantavano pini lungo le strade poderali. Se ci abbiamo ancora qualche pino lo dobbiamo allora, e in certi casi hanno fatto dei capolavori, peraltro come in Toscana si continua a fare, ma non possiamo pensare di vivere solo di Toscana, noi dobbiamo fare di tutta l'Italia una Toscana. Vediamo allora come si pone rispetto al libro, e magari dicendo anche le cose che di sé non ha detto Lutigliano, perché ha fatto una postazione molto efficace, e quindi ti sembra un libro utile, a me è sembrato utilissimo. C'è una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri di Padimeana, Donati e Finamonti sulle norme in materia di individuazione, tutela e uso della viabilità storica. Immagino che non abbia avuto particolare conseguenza questa proposta, però di questa come di altro ci puoi dire, in sintonia con... Però tu sai che siamo andati insieme da Lunardi, sì, a chiederglielo, e ci eravamo riusciti, bastava che inserisse nel codice della strada un'altra categoria, strade storiche, e si può fare ancora oggi. Poi incontrammo una funzionaria piuttosto... non so come definirla, ostica, invidiosa o qualche cos'altro, la quale fece di tutto per far arenare la cosa fino a che Lunardi non se n'è andato. Bene, allora io la prima cosa che vi voglio dire è che questo libro mi ha reso felice, più di quanto io sia, perché la mia vita è costellata da molte cose, soprattutto porto un cognome che nel mondo della cultura significa qualcosa, perché Rodolfo Siviero, il vero monument man italiano, era mio cugino e io l'ho frequentato. Forse lui che mi ha dato la spinta per guardare le cose in modo diverso e per andare avanti guardando indietro, perché questo è uno dei miei momenti. Spiega però, perché qui ci sono molti giovani. Allora, Rodolfo Siviero è stato il personaggio che a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, facendo il doppio gioco, fiorentino, figlio di un maresciallo dei carabinieri, questo è molto importante, fratello di mio nonno, il papà, ha fatto il doppio gioco perché era innamorato delle opere d'arte, ovvero meglio ancora, innamorato della bellezza. Infatti è uscito un libro qualche tempo fa che si chiama L'uomo che salvò la bellezza, è un romanzo che al 90% corrisponde alla realtà. Lui ha, diciamo, controllato tutto quello che facevano i nazisti, che, come è noto, penso, a partire da Göring e Hitler, si portavano via le cose migliori per farci poi un museo. Lui ha monitorato tutto e alla fine della guerra è riuscito a condurre nei luoghi dove erano nascosti e in gran parte anche a recuperare
i luoghi dove erano stati portati. Qui è stata fatta anche una mostra a Palazzo Vecchio, vi è mancato una trentina d'anni fa, io l'ho frequentato, sono padovano peraltro, come si sente dal mio accento, di cui sono anche orgoglioso, devo dire la verità, perché anche il Veneto ha le sue caratteristiche, purtroppo qualche volta troppo in negativo rispetto al positivo. Allora, perché vi dico questo? Perché io credo nella triade vitruviana, che è firmitas utilitas e venustas. Allora, io credo che la bellezza sia non solo quella che salverà il mondo, che l'ha detto anche Papa Francesco, ma in generale quello che salverà l'umanità, perché senza la bellezza, secondo me, non si può vivere. Il vivere in una bellezza negativa significa non vivere, cioè è una negatività che ci permea, perché il brutto è anche cattivo e anche sporco, perché vediamo nelle nostre periferie non ci sono solamente le brutte case costruite in modo discutibile, per non dire in modo anche quasi malandrino, si è detto prima anche la questione del rubare eccetera, ma fondamentalmente perché abbiamo delle tangenziali che sono un grido di dolore e dà un significato alla trasformazione dell'italiano medio in italiota, date voi il significato che volete a questa combinazione. Quando l'ho letto, quando mi ha chiamato Oreste, che ci siamo frequentati indirettamente, forse lui ha colto in me questa sensibilità. Ho insegnato ad architettura per 44 anni, sono un ingegnere che faccio ponti, e tutti belli tra l'altro, e poi però mi hanno dato una laurea honoris causa in architettura al Politecnico di Bari 12-13 anni fa, di cui sono orgogliosissimo, perché penso che, come diceva Nervi, il titolo per una persona che progetta, io aggiungo bene, architetto, non sempre è così, anche perché nel tempo le cose si sono evolute. Mi vorrei soffermare su un paio di punti, anche citati nel libro, ma che io faccio miei e che ho sempre considerato fondamentale, cioè il concetto della pietra che parla. Perché le pietre parlano? Le pietre parlano perché hanno vissuto. Hanno vissuto e hanno ascoltato, hanno assorbito la fatica del fare, perché non si parla mai di coloro che hanno fatto, si parla comunque di un facitore che spesso non è quello che faceva, ma quello che aiutava a fare, il fare come pontificare, perché questo concetto del ponte è un concetto molto antico, Vittorio lo sa perfettamente, è la mia passione, forse anche una mia ossessione per certi versi in positivo, ma vedete, quando si vede un ponte diroccato si sta male. E io mi occupo di ponti, naturalmente occupandomi di ponti anche di strade, e anche, come dire, un raccontatore di emozioni che si incontrano guardando le cose. Ovviamente la strada è l'elemento che correda. Voglio anche dire che da un punto di vista tecnico-scientifico, fino a un secolo fa, poco più, la centralità dell'ingegneria civile e anche in parte dell'architettura era proprio la strada e il ponte. Ma accanto alla strada e il ponte ci sono i cippi, ci sono i paracarri, ci sono i muri di sostegno, ci sono i contenitori di elementi che portano sicurezza senza però creare una condizione psicologica che è assurda. Del resto, in un paese che spende miliardi di euro per fare le barriere antirumori e i guardrail e non trova quattro soldi per fare anche semplicemente la verifica sismica, e i ponti brutti, magari mettendoli a posto, possono anche diventare belli se c'è un minimo di cultura. Allora io sono inorridito dal fatto che ormai non si insegna più la venustas, si insegna una firmitas, che non sempre è tale, perché qualche ponte crolla, ahimè. Meno di quanto secondo me potrebbe essere, perché le nostre norme sono molto forti, molto, molto robuste, e questo ha salvato anche da tanti errori. Ma l'utilitas, ma non possiamo essere semplicemente schiavi di una facilitazione nel movimento, nella sicurezza, anche perché ormai è chiarissimo che più metti guardrail e più la gente in fondo muore lo stesso, perché la gran parte degli incidenti nascono non dal fatto che un guardrail è messo male, ma dal fatto che le persone purtroppo si mettono alla guida in condizioni psicofisiche non adeguate.
Allora, questo libro mi ha emozionato. Mi ha emozionato, l'ho letto d'un fiato, l'ho riletto. Sono soffermato anche su alcune foto che sono particolarmente belle, certi accostamenti che ti fanno capire come il moderno e l'antico, e lo vediamo qui, possono non solo convivere, ma anche valorizzare se stessi reciprocamente, perché è un'opera d'arte. L'arte è fare, si chiamavano una volta arti e mestieri. Ecco, questo concetto del collegare l'arte col mestiere, che in parte si è perso. E dobbiamo poi ricorrere a questioni un pochino più effimere, ma purtroppo in Italia si chiudono le porte quando i buoi sono scappati, ma soprattutto è l'insensibilità del mondo ANAS, molto meno sul mondo ferroviario. E questo è interessante perché si parlava prima della Svizzera. Beh, in Svizzera hanno come dire, sistemato i ponti e le linee storiche ferroviarie, perché la storia delle ferrovie è una storia di ponti, di fatiche, di superamento di ostacoli, di osare l'impossibile per andare avanti, andare molto spesso, dico, oltre l'oltre, che è una specie di cosa strana, che però significa che se tu non hai il coraggio di fare, pensando con una cultura che deve essere adeguata, ormai purtroppo queste cose le abbiamo perse. Io ho viaggiato anche molto, non solo in macchina ma anche in moto. E viaggiare in moto significa moltiplicare per qualche unità il piacere di immergersi nel nostro mondo, che è un mondo fatto non solamente di prati e di alberi, di cespugli, di cromatismi, ma è un mondo che nel percorrere la strada, specialmente quando vai in alto o vai in basso, tu la vedi ed è un disegno. È come dire, qualche cosa che sembra fatto da Dio, da un angelo, da un soggetto superiore, ma il soggetto superiore non è altro che il soggetto che umilmente, sobriamente, fino a qualche, diciamo, un secolo fa, ecco, circa, diciamo che abbiamo cambiato la polarità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Del resto, un grande progettista di ponti, in muratura e di volte, Paul Séjourné, diceva: il ne pas permis de faire lei, cioè non è consentito fare il brutto, ma purtroppo non solo non è consentito, ma lo dice, e purtroppo la pratica non è questa, ma è che il mondo non sa più riconoscere il bello dal brutto, perché l'imbarbarimento complessivo è di tipo etico, morale e naturalmente culturale. Quello che so e che mi è piaciuto l'ho imparato al liceo. Il liceo, io ho fatto un liceo scientifico e non il classico, però ho avuto un professore meraviglioso che mi ha insegnato a stare al mondo. Lui aveva tradotto l'Eneide e parlare con lui è stato per me un arricchimento, una persona che non ho più dimenticato. Anche lui fa parte della storia della mia vita e mi ha detto: Enzo, leggi. Prego. Non era Manzoni. No, era Dante Nardo, ero a Padova, liceo scientifico, e lui è stato anche preside. Poi, come spesso succedeva, è successo credo a Pascoli e Carducci, è diventato professore ordinario di filologia classica a Ca' Foscari, a Venezia. Io invece ho frequentato la cugina, che è lo IUAV. Detto questo, il privilegio di aver insegnato per 44 anni agli architetti mi ha, come dire, rafforzato questa che secondo me era un DNA che avevo e che probabilmente mi è stato trasmesso dal mio cugino Rodolfo, io dico il cugino famoso, che mi ha dato tanto nei momenti in cui l'ho frequentato. E poi dicevo della moto. La moto è qualcosa che ti fa immergere direttamente, pericolosissima. Ho smesso di usare la moto 10 anni fa, perché c'è un momento nella vita in cui devi tagliare e vivere di ricordi ma non di rimpianti, e vivere quindi un passato che speri ancora disperatamente che possa diventare un presente e forse un futuro. Io credo che non sia tutto perduto. Certo, abbiamo perso molto, però molto ancora c'è da fare. Spero che qualche volta ci si ricordi che gli alberi sono vita e non sono la morte, perché la gente va fuori misura con la velocità e va a sbattere contro un albero, voglio dire. Io sono pronto anche a dire che gli alberi vanno preservati anche quando sono apparentemente insicuri. Mettono i dissuasori o qualcos'altro per ridurre la velocità. Bene, Oreste mi ha fatto questo gran regalo e mi ha chiesto di scrivere qualcosa. Mi sono messo lì
d'un fiato praticamente ho ripercorso i suoi sentimenti, che sono anche i miei sentimenti, cioè quelli di consolidare un passato che fa parte di noi stessi. Senza il passato non siamo niente, noi siamo perché eravamo e saremo perché siamo. Io ricordo, ho fatto uno stage in Germania nel 65, al secondo anno di ingegneria, e a un certo momento mi hanno portato questo gruppo di studenti a vedere delle rovine. Mi ricordo che dal torpedone, se c'è qualche italiano non scenda, sono passati quasi 60 anni. Beh, io sono sceso perché sono un curioso nato, c'erano quattro pietre che troviamo in Italia, in milioni di posti, neanche migliaia. Però la cura che mettevano i tedeschi per quello, dico, vedete, noi siamo forse troppo ricchi di bellezza e non ci accorgiamo di quanto importante sia preservarla. Allora, anche il titolo, Monumenti da salvare, non è altro che un modo di vivere in un mondo che merita di essere ancora vissuto nonostante chi purtroppo ha le leve del comando e che sembra oggettivamente non rendersi conto che sta bruciando l'ultima parte del nostro essere, perché vedete, essere italiani è un privilegio. Io ho viaggiato molto nella mia vita per motivi universitari e un po' per lavoro, e quando uno capisce che sei italiano ti guardano in modo diverso, non sono invidiosi, stiamo attenti, però si compiacciono di aver incontrato un italiano o una italiana. Ci vestiamo in modo diverso, ragioniamo in modo diverso. Purtroppo qualche volta siamo anche un pochino imbroglioni e quindi per certi versi, in certi momenti, non siamo proprio il massimo di quello che uno si aspetta. Però siamo italiani e dovremmo essere orgogliosamente italiani. Quindi, caro Oreste e caro Vittorio, questa è un'occasione alla quale voglio ribadire con tutta la forza possibile e immaginabile che c'è ancora dello spazio e che merita di fare anche queste battaglie, anche se non siamo certi di poterle vincere. Ma andiamo avanti, perché? Perché l'Italia vive, è immersa nella cultura, è immersa nell'architettura, in ogni borgo o quasi, in ogni città. Noi usciamo la mattina per prendere un caffè, passiamo davanti alla nostra storia. Cioè, è incredibile questo, no? So, anche semplicemente un monumento. Finalmente vediamo anche queste cose qui, come ne vediamo delle altre, e c'è qualche, come dire, committente illuminato, quelli che hanno fatto grande la storia, perché le grandi cose sono state fatte dai grandi monumenti, dai grandi committenti. Ma tornando alle strade, vi racconto l'ultimo aneddoto, perché credo che vivere di aneddoti significa trasmettere quello che uno ha dentro e condividere, perché condividere è una cosa bellissima, è un concetto che tra l'altro uso molto spesso, quello di bridging, ponteggiare, che è una traduzione maccheronica. Negli anni 70 ho progettato una strada in Libia e mi aveva stupito perché a un certo momento questa strada deviava attorno a un gruppo di colline. Sono alla fine, purtroppo sono come il gas, occupo tutto lo spazio disponibile, quindi è meglio che mi tirate i pomodori per fermarmi, ma insomma. Allora vedo sta cosa, io curioso come sono, c'era un wadi, sono quelli gli elementi. Vado a vedere cosa ti trovo. Ti trovo una strada semifinita, fatta dagli italiani con la guerra della Libia, lasciata lì, dove c'erano tutti gli elementi che compongono la strada che io conoscevo bene, perché a casa mia mio nonno faceva strade e gallerie, avevo questi libri, e quindi ho ritrovato lì fisicamente quello che è disegnato in questi manuali, che secondo me dovrebbero far parte molto più di certi libri di oggi, che non dicono niente o ripetono quello che già si sa e che invece farebbero il bene della nostra cultura. Quindi il selciato, la pietra, e ho visto anche lì, ho sentito le pietre che parlavano. Questi archi, come mi ha citato, che non è mio ma è di Leonardo, l'arco non dorme mai, le due debolezze fanno una fortezza, sapete perfettamente, si chiama chiave di volta proprio per questo motivo. Solo quando hai la chiave di volta tu riesci a chiudere il sistema e farne un archetipo praticamente eterno. Raramente crollano i ponti ad arco, sono crollati solo quelli che purtroppo nelle fondazioni hanno trovato una situazione insidiosa, oppure sono stati travolti dall'acqua che li ha buttati giù. Quindi l'arco non dorme mai, è eterno, e probabilmente attraverso l'arco noi possiamo immaginare che queste pietre non solo parlano, non solo resistono,
ma sono fonte di vita. E questo, secondo me, è quello che il nostro Oreste ci fa capire, soprattutto per quanto riguarda i ponti, ma mi ha anche allargato il giro sulle altre componenti, questi cippi, questi paracarri che io ricordo benissimo. Poi alla fine ho anche citato, perché io andavo a vedermi le vecchie corse in salita, che naturalmente finivano sempre in situazioni particolarmente belle, le abbiamo perse naturalmente, ma anche questo fa parte della nostra storia, a partire dalle mille miglia, che purtroppo alla fine non ci sono più, se non nel nostro cuore e nella parte, ancora una volta, storica. Facciamo questo lavoro, Vittorio, di andare avanti e cerchiamo di portare nei tavoli, tanto fra un mese, non so cosa cambierà, cambierà molto, poco, non lo so, comunque, come avete parlato con Lunardi, penso che chiunque sarà al Dicastero si chiama anche della mobilità sostenibile. La sostenibilità non è solamente economica, è anche emotiva, e c'è questo da dire. Purtroppo però c'è una cosa da dire, che il problema grosso dell'Italia, qui veramente chiudo, non sono i ministri che passano, sono tutti i funzionari che sono lì bloccati, sclerotizzati, attaccati alla loro potenza, e dalla quale non scolli, infatti si vede come scrivono le norme, per essere interpretate. Vabbè, noi interpretiamo la storia, interpretiamo noi stessi. Grazie, scusate questa digressione un po'. Grazie a Siviero. Nel senso di quello che ho detto, ci sono ancora strade romane, ponti romani, strade bizantine, c'è una strada di cui tanto si parla perché è diventata un monumento nazionale, che è la strada francigena, che tocca qui e che viene poi percorsa talvolta evitando il percorso ordinario per entrare in un percorso interno come quello della vecchia Salaria. Tutto questo ci racconta con passione, amore e in parte disperazione, ma anche conforto quando sopravvive un parapetto, quando sopravvive un paracarro, quando sopravvive un sentiero. Io parto, non l'ho ritrovato nelle fonti che ho cercato per scrivere la introduzione a questo libro, ma una pagina, non ricordo se di Delfini o di Garboli, che parla delle strade bianche, cioè le strade non asfaltate. L'asfalto è stato, credo, non particolarmente gradito né a Siviero né a Rutigliano, il momento in cui l'industria automobilistica ha dovuto e ha voluto avere strade più percorribili. Poi le autostrade, l'autostrada del Sole, che nasce nei primi anni 60, però ci sono ancora strade bianche, anche perfettamente percorribili. Ricordo quando andai a trovare Iris Origo in un luogo meraviglioso vicino a Montichiello, il percorso delle strade bianche in Val d'Orcia. E quelle pure sono strade percorribili. Per cui tutto questo il libro lo tocca, lo accenna, lo evoca, lo ricorda, e intanto indica anche gli scempi e quello che è stato inutilmente allargato, o meglio ancora adattato. Adattare vuol dire allargare, deformare, perdere i cigli delle strade, abbattere gli alberi, tutte cose che sono in questo libro. Ma siccome mi sembra più opportuno che voi tributiate la vostra riconoscenza a Rutigliano, io ho voluto che oggi ci fosse la presentazione di un libro che è uscito ieri, è stato consegnato, se leggete nei termini di stampa, nell'agosto del 22, quindi è ancora fresco di stampa, è come un giornale, come un quotidiano. Sarei felice se alcuni di voi ne acquistassero una copia, se doveva firmare a Rutigliano in questo intermezzo, perché io ho voluto che la serata, la presentazione, venisse un attimo prima di quello che accade fra poco, le 9, le 9 e un quarto, che il premio EFEBO, che viene dato ad alcune persone, anche note, è venuto l'amico Alfonso Papa, un importante magistrato, e verrà Oscio e verranno il sindaco di Viterbo. Abbiamo ancora, credo, una mezz'ora, perché voi possiate chiedere a Rutigliano di porre con la sua antica scrittura una dedica su questo libro a quelli che lo vorranno leggere, per il loro godimento e per la crescita della loro conoscenza, dell'ordine, dell'ammirazione e del piacere che ha provato Siviero. Quindi io vi ringrazio, voi siete, come dire, il pubblico intermedio fra quello di questa presentazione e quello che si allargherà fra poco per il premio EFEBO. E quindi vi ringrazio di aver partecipato e vi invito a far autografare il libro all'amico Rutigliano. Grazie. Il mio.
Thank you.